Ciao ragazzi, sono Fabio, pittore italiano, e in questo video vi parlerò di come proteggo i miei dipinti a pastello. Allora, in molti mi chiedono se uso fissanti per proteggere i miei dipinti a pastello e quali fissanti uso. La mia risposta è che io non uso fissanti. I fissanti per pastello esistono, io li ho provati, funzionano bene e sicuramente non mi sento di sconsigliarli. Ma io ho scoperto che in alcuni casi possono snaturare un po' l'intensità del colore. Questo succede soprattutto sulle luci. Le luci molto intense, le luci bianche, perdono con il fissante e rischiano di ingiallirsi. È il motivo per cui ho deciso di non usarli, anche perché dovete sapere che il dipinto a pastello va comunque protetto per essere conservato con una cornice e messo sotto vetro. Un vetro che non deve toccare il dipinto, quindi separato da un distanziale di qualche millimetro o da un passepartout a vostra scelta, e questo può conservare il dipinto anche per centinaia di anni. Quindi il fissante va benissimo, ma sappiate che non è indispensabile. Io non lo utilizzo. Probabilmente non esporrei i miei dipinti alla luce del sole, perché si sa, il sole tende a rovinare con più facilità e più rapidamente i colori. Quindi quello che mi sento di consigliare è di esporre i vostri dipinti a pastello in condizioni di non troppa luminosità. I miei dipinti rendono molto meglio in una situazione di penombra con delle illuminazioni basse. Dovete sapere che il pastello è estremamente intenso, riesce a dare dei risultati simili a quelli della pittura a olio, però comunque è più opaco, quindi a mio avviso rende meglio in condizioni di luminosità più bassa. Non so dire con esattezza per quanto tempo si può conservare un dipinto a pastello, ma probabilmente se protetto bene anche per centinaia di anni. Esistono dipinti a pastello di grandi maestri che sono arrivati fino ai giorni nostri. Certo, probabilmente un po' hanno perso col tempo, questo è inevitabile, però se protetti bene secondo me possono durare a lungo. Addirittura i colori che utilizziamo per la pittura a pastello, mi vengono in mente i pastel pencil, i carandaci, i carbotello, hanno dei codici sopra sotto forma di stelline che potete vedere sul fusto, che indicano proprio la durevolezza nel tempo del colore. Io porto a incorniciare i miei dipinti a Brandizzo, fuori dalla mia regione. Vado dal mio corniciaio di fiducia, che sa come trattare i miei dipinti a pastello, mi taglia su misura le cornici e vado proprio lì perché è uno dei pochi che possiede questo vetro museale antiriflesso. Come sapete, il vetro, che è indispensabile per la pittura a pastello, riflette, quindi è importante cercare anche un vetro adeguato che abbia il minor riflesso possibile. Io utilizzo questi vetri museali che hanno pochissimo riflesso e che quindi consentono di apprezzare il dipinto e le intensità dei colori con più verità, specialmente i miei dipinti che hanno una percentuale di scuro e di nero molto ampia, riflettono ancora di più, quindi devo fare attenzione ad utilizzare dei vetri e dei materiali che riescano a valorizzare il dipinto senza togliere allo spettatore la possibilità di riuscire a scorgere ogni dettaglio e l'intensità dei colori. Ovviamente quando si va da un corniciaio si ha la possibilità di scegliere tra tanti tipi di cornici diverse, tante dimensioni diverse. Io sto utilizzando una cornice scura per i miei dipinti, con un filo dorato oppure argentato che cambio a seconda della prevalenza dei colori nel dipinto. Consiglio sempre di scegliere dei colori e dei motivi che non tolgano attenzione al dipinto e che quindi al contrario lo valorizzino, magari esaltandone anche la sua resa generale. Quando si incornicia un dipinto si può decidere di utilizzare un passepartout, che è semplicemente una banda che separa la cornice dal dipinto, quindi una banda che passa intorno al perimetro del dipinto e che quindi può staccare, diciamo un po' così. Può essere di diversi colori. Ho provato a incorniciare alcuni dipinti utilizzando un passepartout, ma ho smesso perché preferisco che siano netti direttamente sulla cornice. Il pastello, rispetto ad altre tecniche pittoriche, il pastello è molto delicato perché di fatto stiamo parlando di polvere. Ogni volta che devo andare dal mio corniciaio è sempre un viaggio molto intenso, perché io carico in macchina i miei dipinti facendo attenzione a non farli appoggiare, se piove, non piove. Ad esempio, l'ultima volta che sono stato a incorniciare un dipinto è arrivato un temporale.
quindi sono dovuto passare con la macchina nella rampa dei garage, farlo passare dalle scale e comunque qualche goccia c'è finita sopra, quindi ho dovuto passare il dito per toglierla. Insomma, è un'operazione molto delicata. Ci sono diversi chilometri da fare, quindi ogni volta sudo freddo, però è importante comunque proteggere i dipinti e incorniciarli. Un'altra cosa che dovete sapere è che i dipinti a pastello rimangono comunque delicati anche dopo che sono stati incorniciati. Questo è un po' come qualsiasi dipinto di qualsiasi tipo, qualsiasi opera d'arte. A mio avviso bisogna fare molta attenzione quando si spostano i dipinti. Dovete già sapere che se dovete spedire i dipinti può essere un po' un rischio, un'avventura, un terno al lotto, quindi scegliete di assicurarli, trasportateli voi autonomamente se potete, quando potete, perché rimangono comunque molto delicati. Vi ricordo che tengo dei corsi sia online che in presenza, ma anche delle consulenze online per approfondire ogni singolo aspetto, sia tecnico che artistico, su questo affascinante mondo della pittura a pastello. A questo proposito vi lascio alcuni link qua sotto in descrizione. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su ogni mia pubblicazione. Ciao, alla prossima!